L'azienda dell'energia e del gas del nostro territorio, Estra SRL, dà il suo nome al palazzetto dello sport di Viale Sclavo grazie a un accordo con la Polisportiva Menzana, palazzetto che da oggi si chiama Palaestra. Da oggi chiamatelo Palaestra, il palazzetto dello sport di Viale Sclavo, cambia nome. L'energia di Estra andrà a supportare quella degli atleti biancoverdi. Si tratta di un nuovo accordo che durerà per i prossimi 5 anni tra la società che gestisce il gas, Estra SRL, e la Polisportiva Menzana. Una scelta strategica per la società del gas Extra che vuole legare il suo nome a quello dello sport. È un'idea che, a dire la verità, ho coltivato per un po' di tempo, a lungo tempo. Poi arrivano quelle combinazioni che rendono possibile ciò che magari per tanto tempo si pensa e questa volta è arrivato. Noi avevamo bisogno di, come Estra, un'azienda giovane, nuova, che come si sa è insediata sul territorio di Siena, Prato ed Arezzo, ma che guarda anche a livello sovraregionale e nazionale, quindi avevamo bisogno di lanciare il nostro nome anche fuori, diciamo, dalle nostre tradizionali territori di insediamento e quindi abbiamo pensato di fare questa operazione con Menzana. Due società importanti radicate sul territorio, anche se per motivi diversi, Estra e Polisportiva Menzana. Questo connubio è una cosa veramente interessante per noi perché noi riteniamo di essere una società primaria non solo a livello senese ma a livello nazionale per la storia, per i 140 anni e oltre da quando è nata e poter aver avuto la possibilità di abbinare il nome Menzana a un player importante quale Estra e soprattutto con un'operazione che nasce da un rapporto di collaborazione che già si è instaurato nel passato, con Estra ci conosce, con Intesa. Prima che si fondesse in Estra ci conosciamo ormai da tempo e quindi non è stata una scommessa, era una certezza. Soddisfatto per il nuovo nome della casa della Menzana Basket, il presidente biancoverde Ferdinando Minucci. È un'operazione intelligente tra due realtà importanti, la polisportiva e la società che si occupa, come diceva il presidente Piazzi, di rinnovamento di energia, noi dobbiamo avere tanta energia e quindi siamo felici che il presidente Ricci abbia trovato e abbia utilizzato questo sponsor anche per creare le condizioni all'interno del palazzo migliorative rispetto al freddo che d'inverno spesso dobbiamo soffrire e dovete soffrire tutti. Quindi, sicuramente